Ciao a tutti. Oggi vi parlo, se riesco a farmi sentire perché la strada è un po' trafficata, vi parlo ancora di immigrazione e di lavoro. C'è un'affermazione che sento spesso dire in televisione, specialmente da intellettuali di sinistra, ma di quella sinistra che è un po' perso il contatto con la realtà del mondo lavorativo. E l'affermazione è che gli immigrati fanno quei lavori che gli italiani non fanno. Beh, se si guarda la realtà italiana entro i confini nazionali, sembra che ci sia del vero in questa affermazione. Lavori come lavapiatti, babysitter, servizi di assistenza sociale, sono quasi tutti fatti da immigrati. Però questa affermazione è anche facilmente confutabile se si guarda al mondo globale nel suo complesso. E com'è che si fa confutare? Beh, basta guardare gli italiani all'estero, che lavori fanno. Gli italiani vanno a fare i lavapiatti, i babysitter a Londra, in Germania, nei paesi del nord Europa, dove sono pagati con un salario appropriato per questo lavoro. Capite bene che quindi tutte le critiche che si fanno all'immigrazione, che dopo vengono tra virgolette smontate da questo ragionamento che beh, comunque fanno lavori che gli italiani non fanno, è grazie, ci avete abbassato lo standard salariale in maniera tale che gli italiani questi lavori non li fanno più a questo prezzo, a queste condizioni. Ma questa non è giustizia, non sono i valori della sinistra, almeno come la intendo io. Questo è un gioco al ribasso sulle condizioni lavorative. Quindi per questo io dico che queste affermazioni si sentono dire da intellettuali di sinistra che hanno perso il contatto con il mondo lavorativo, perché gli italiani non hanno niente contro questi lavori se vengono pagati bene. Io per esempio qui in Russia noi abbiamo la babysitter russa e la paghiamo un 70.000 rubli al mese, anche di più, a volte dipende chiaramente da quante ore passa da noi, che sono circa 1.000 euro, un po' più di 1.000 euro al mese paghiamo la babysitter qui in Russia, dove i salari sono cosa? Il salario medio sarà sui 500 euro al mese, forse anche meno. E non è che la paghiamo così tanto perché siamo generosi, la paghiamo così tanto perché questo è il prezzo orario standard di una babysitter. Si può pagare anche di più, dipende da chi si trova, capite bene. E perché vi dico questo? Beh, perché il lavoro della babysitter è un lavoro fondamentale e qui ancora, almeno per ora, qui in Russia è ancora valutato con l'importanza che secondo me deve avere. Ecco, quindi se c'è qualche italiano che mi sta guardando, che è in cerca di lavoro e a cui piacciono i bambini, trasferitevi in Russia, vi pagano bene anche qua. Ok, questo era quello che volevo dirvi. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.